Quindi ecco, noi non è che dobbiamo pensare che siccome la Mariologia tratta Maria e i Mariologi fanno tutte queste lodi sperticate a Maria, ovviamente sempre vista come madre, mai in un altro ruolo. Noi non dobbiamo pensare che quando uno di questi teologi della liberazione, che è la corrente diciamo cristiana teologica che fa le proposte di tipo più ardite, diciamo così, per la parità, ecco, per la democrazia, noi non dobbiamo pensare che i Mariologi siano tutti contenti di divinizzare Maria, al contrario, i Mariologi sono i primi che vogliono che Maria non sia considerata una dea. Perché dal loro punto di vista è assolutamente importante che l'attributo divino sia declinato sempre solo al maschile, per dire. Poi vabbè, se qualcuno volesse leggersi il PDF me lo chiede che glielo spedisco direttamente, per dire, già leggere Leonardo Boff e poi valutare come questo poveretto è stato lapidato dalla comunità cattolica di teologi e mariologi già dovrebbe farci riflettere. Dobbiamo dunque risalire alle radici della Dea della Saggezza e svelare le sue molte forme, sia quella del volto trascendente celeste, sia quella quotidiana e primordiale. Le vecchie pietre nere, adorate un tempo come divinità, non sono così dissimili dalle vergini cristalline della spiritualità esoterica, poiché entrambe rappresentano Sofia e i suoi estremi archetipici. Nessuna delle due immagini può essere considerata migliore o più calzante dell'altra, non sono i giudizi qualitativi a preoccupare Sofia, ma ciò che meglio funziona. Di conseguenza, Sofia adotta le forme che più si avvicinano al nostro sentire. La Dea della Saggezza compare in quasi tutte le culture e società, si distingue con chiarezza per l'unicità delle sue qualità e rappresentazioni simboliche. Il suo compito è garantire la sopravvivenza e la maturazione di tutta la creazione. Sofia si differenzia da molte forme popolari del divino femmineo per il fatto che è spesso identificata con la Dea Nera. È nera perché è primordiale, come Iside tiene nascosta la sua gloria. Compare spesso come una vecchia, un'anziana vedova, una diseredata, ma la Dea Nera è innanzitutto la custode della saggezza celeste e terrena e la guardiana delle sue leggi. Allo spettro opposto dell'archetipo, la saggezza come Sofia è magnificatamente bella, immortale, eterna, mediatrice della spiritualità e della trascendenza. Queste immagini opposte, la vecchia e la regina dei cieli, sono due facce della stessa medaglia, della stessa entità archetipica. Come il carbone e il diamante derivano entrambi dal carbonio, l'elemento fondamentale della vita, così la dea della saggezza manifesta il suo potere attraverso sembianze apparentemente opposte, il seme della Dea della Saggezza in ognuno di noi. La prima personificazione del divino femmineo è quello della terra stessa, le madri terre originarie della preistoria, le montagne che scolpiscono la terra, le meteoriti nere venerate come divinità. Tuttora nell'Islam, perché la pietra nera in realtà era un simulacro della dea. È in queste forme che la saggezza primordiale della Dea della Terra si è svelata alla nostra razza. La Terra che ci fa da casa e da dimora diventa, in sofiologia, un primo simbolo mistico della presenza di Sofia, esemplificata dal suo manifestarsi come la Shekinah, la sacra dimora del divino nel mondo. È la guardiana di tutto ciò che è stato creato perché ha contribuito alla sua costruzione ed è citata nei proverbi come co-creatrice dell'universo, un'indaffarata lavoratrice sempre a fianco di Dio. Perché ovviamente gli ebrei, ecco, prima che i sacerdoti di Yahweh prendessero potere, erano politeisti, ovviamente.